Transformers Italia, oggi per il nostro canale YouTube recensiamo il MGTOYS HIMED, ovvero il loro omaggio a First Aid per il loro Defensor, quindi il loro Protectobot. Veniamo subito a noi, molto bellino, grandezza come quella di un Deluxe circa, li hanno un po' ingranditi rispetto ai progetti precedenti e bello bellino. Il volto è sicuramente molto bello, credo che sia la cosa migliore. Ha tutte le articolazioni classiche di un MGTOYS o di un prodotto di questo genere. Viene accompagnato da un fucile che è come quello di Groove, del loro Groove. Quindi probabilmente si uniranno insieme per formare il fucile grande del Defensor. Quindi il loro Groove che si chiama Axel. Mettiamo un attimo qua da parte e vediamo un attimo le articolazioni di questo modello. Allora, estremamente articolato, come vedete la testa ovviamente può girare a destra e a sinistra e in alto e in basso. Articolazione delle spalle su ball joint, quindi completi movimenti, doppio joint sul gomito e polso. Ovviamente manca la mano prensile, ma non è un problema su questa classe di personaggi. Per via della trasformazione in braccio, anche gli addominali. Ovviamente bacino, può ruotare anche ginocchia, piedino su ball joint in modo da ottenere la massima posabilità. Quindi se volete dare a questo modello qualsiasi posa dinamica potete davvero farlo. Keyball molto un po' voluminoso dietro, però praticamente tutta davanti l'autoambulanza si incastra dietro e non è per niente, non disturba. Diciamo nell'ottica della figura è molto molto bellino. Dicevo, bello lo scap del petto, soprattutto della croce bianca su sfondo rosso. Adoro il fatto che sia stato scelto questo rosso mattone e non il classico rosso, e diciamo non il classico rosso acceso. Dicevo, massima posabilità, proviamo subito a dargli una posa dinamica. Ok, cannone destro, facciamo che sta sparando a qualcuno. Quindi proviamo un attimo una posa un po' dinamica. Ecco qua. Come vedete è molto molto posabile. Ci piace. Modello che sicuramente non è male. Molto molto bellino. Dicevo, modello molto molto bello. E veniamo a noi e alla trasformazione. Allora, la trasformazione è abbastanza veloce, intuitiva, non tocca morirci. E si compone principalmente in due parti: la parte inferiore e la parte superiore. Incominciamo con le gambe. Li dobbiamo aprire qui. I piedi si girano e vanno incastrati qui, in questa maniera. Questo ovviamente si apre anche questo. Il piede si gira e si incastra qua in modo da formare un tutt'uno. Ora, per spingere le gambe abbiamo questo perno che le gambe devono andare a coprire qua la coscia, che purtroppo è un po' vuota, me la sarei aspettata in plastica piena. Però probabilmente serve per far entrare tutto il meccanismo del piede e della gamba. È incastrato attraverso questo perno interno, quindi per trasformarlo dovete fare una leggera pressione, non è molto lungo questo perno, quindi basta lo fate scavallare. Non vi preoccupate, la plastica MGTOYS in questo punto è molto morbida, quindi dovrebbe reggere bene lo stress. Stesso gioco per quest'altro lato, quindi spingete e tirate in avanti finché non si incastra. Qui è il paraurti dell'autoambulanza, quindi lo spingete in avanti quando arrivate a incastrare la gamba o lo fate in questo momento. Ecco qui, fatto. Controllate se i piedi non si sono spostati. A questo punto potete unirli all'indietro, stando attenti a praticamente queste due clip qua in alto che si devono incastrare, combaciare così. Una volta che combaciano qua, controllate che anche il paraurti si sia unito tramite questo perno. E per ora lasciamo aperto questa parte. A questo punto prendete e ruotate il tutto di 180 gradi. Ecco qua, insomma, così sembra che freestyle sta tipo un freestyle sulla sedia a rotelle. Fantastico.
La trasformazione delle braccia, quindi la parte posteriore, prendiamo questo, tutto questo blocco e va ruotato di 180 gradi. In modo che qui, vedete, aprendo si forma già il frontale della tua ambulanza. Anche qua separiamo e ruotiamo, potete anche ruotarlo tutto quanto insieme. Allora, qui se vi si incastra è perché semplicemente questo lembro di plastica è finito sotto al petto. Quindi l'unica cosa che dovete stare attenti è magari tenete leggermente separato qua. La testa va semplicemente schiacciata così, in questa maniera. E a questo punto spingete da dietro qui tutto il blocco verso in avanti, in modo da formare il frontale della tua ambulanza. Continuate a spingere, qua allargate leggermente perché questi i due perni che sono qui devono incastrarsi all'interno. Così. Per ora questo lo teniamo così perché sarà l'ultima parte che faremo. Ora allungate le braccia in questa maniera e andiamo a chiudere gli sportelli della tua ambulanza. Così. Trasformazione delle braccia. Le braccia hanno questo perno qui, non so se lo riuscite a vedere, questo perno qui, che va inserito dentro questo scasso qui sul bacino. Quindi dovete ruotarlo intanto di 90 gradi. Anche perché poi c'è quest'altro perno sul braccio che si infila invece in questo scasso sulla gamba. Ora, per fare questa operazione, per far entrare tutto, dovete schiacciare i pugni all'interno. Diciamo qui sbatterebbe il pollice, quindi e non andrebbe giù. Quindi fate una cosa, lo ruotate verso l'esterno in questa maniera. Come vedete, infatti, qui c'è anche il taglio di plastica proprio per far entrare tutto il pugno. Quindi ruotate sempre di 180 gradi e schiacciate dentro. Ora, poi, visto che qua è disallineato, dovete formare una piccola Y con le due braccia, quindi così. Non vi preoccupate, scusate, se non è perfettamente allineata, perché semplicemente poi quando lo andate a allineare qua con i perni e i tab si incastra tutto quanto. Inserite prima uno e poi potete tranquillamente inserire anche l'altro. Anche qua spingete un attimo, diciamo, dovete fare un allineamento di 90 gradi tra la spalla, il gomito e il pugno. Quindi richiudete, fate ben passare il braccio all'interno. Ecco qui. A questo punto non vi resta che chiudere queste due metà qui in alto, finché non si chiudono e non si incastrano con questo perno. Stando sempre attenti a tutti i pernetti qua, di lato, se qua vi si apre, semplicemente fate una leggera pressione e rinfilate la parte in alto, le due parti a incastro. Abbiamo quasi finito. Qua arriva un attimo la problematica che ho riscontrato su questo modello, che la parte frontale, questi due perni, si devono inserire dentro questi due fori fin qui nessun problema. E questi due perni si devono inserire dentro due fori qui. Quindi a volte capita che riuscite a allineare sicuramente questi due perni. Io almeno, per me abbastanza facile, riesco a allineare il terzo perno e il quarto mi va sempre fuori asse, quindi diciamo passo sempre un X minuti di frustrazione a cercare di allineare tutti i perni. Infatti secondo me era molto meglio se questi perni li inserivano direttamente sulla parte della sirena. Comunque, come vedete, adesso ne ho messi 3 su 4 e questo normalmente è sempre il perno che mi fa un attimo sospirare. Vediamo un attimo, oggi sembra quasi che sia andato bene adesso, quindi sapete, la fortuna magari della diretta, però diciamo c'è questo piccolo piccolo difetto dell'allineamento dei perni. Allora, come vedete, non so perché non mi si è allineato il perno, ma mi si sta disallineando il davanti. È un po' frustrante questo gioco, un po' come quando avete tra le mani sicuramente un altro fan dei mille perni, è praticamente la Toy World. Quindi anche quando avete la Toy World, praticamente che dovete allineare 10.000 perni, qua per allinearne 4 diventa sempre un po' un problema. Quindi uno ci mette un qualche minuto di tempo e di sonore imprecazioni. Come vedete, probabilmente adesso riesco benissimo ad allineare i due perni, ma non il perno frontale, il perno in alto.
Quindi se va troppo per le lunghe, mi date 2 secondini, interrompo la video recensione e lo allineo per bene dopo X minuti. Diciamo, questa qua è l'unica parte frustrante di questo modello, che se no la trasformazione finirebbe veramente liscia. Diciamo, cercare di allineare la parte frontale della sirena con i due perni nelle gambe e i due perni nelle braccia. Datemi qualche secondo e torno subito. Ok, ragazzi, rieccoci qui con una grandissima dose di smadonnamenti. Credo di essere riuscito a capire perché si incastra, quindi se anche voi si incastra la questione è che normalmente questa parte non si allinea mai su questa parte qui. Quindi state sempre attenti a se questa parte finisce sopra o sotto quest'altra parte qui, a sfilarla, allinearla bene, e poi qui dovrebbe entrare con più facilità. Comunque, veniamo alla modalità ambulanza. Ovviamente, come dicono gli americani, roll out, quindi rodea bene, non tocca. Disguise del bot abbastanza bello, buono sotto, visto che le braccia sono più o meno coperte, si vedono le mani e si vede il perno di combinazione, un po' la testa. Ecco, una cosa che io non amo di questa mold, anche che poi verrà replicata sul fratello Katana, è il fatto che la testa poi, visto che i vetri sono trasparenti, si vede dal davanti. Quindi praticamente vedendo dal davanti si vede la testa del robot, e viene semplicemente piegata indietro, ma non riesce a entrare completamente dentro questo spazio qui. Oh, io non sono stato attento, c'è un altro perno per infilarlo più giù, ma non mi sembra. Ora posso controllare anche su Katana dopo. Comunque, per ora resta il fatto che la testa resta a vista. Per il resto, veramente molto molto carina. Tra l'altro è piccolissima, è compattissima, è praticamente un Deluxe che riesce a entrare dentro la size di un Legend. E niente, la pistola classica la possiamo mettere qui a destra, in questi scassi, e qui a destra o a sinistra, in questa maniera. O così. Oppure così, se vi piace di più, a seconda del verso. Insomma, come detto, molto molto bellino. Secondo me il top lo ha in bot mod. Anche in alt mod è carino, forse però il più piccolino di tutti, è molto molto compatto. E c'ha questo, secondo me, difetto della testa a vista sul vetro trasparente. Forse era molto più carino, capisco, di tenere la testa a vista se si poteva ruotare la testa sotto sopra e poi incastrare dentro. Purtroppo, se lo si fa, sbatte sul collo perché non riesce a chiudere per via della maschera, e quindi non si riesce a coprire, a far risalire tutto questo pezzo. Quindi bisogna purtroppo tenerlo così. Insomma, piccolo difetto per un buon, anzi, un ottimo TF del progetto da McToys per il loro progetto guardia, quindi per il combiner, per il loro defensor. Un saluto a tutti e alla prossima video recensione per Transformers Italia.